tantissimi anni ed è bello condividere questo momento insieme, credetemi. Ciò stiamo dicendo da una settimana, siamo felici. Questa è una cosa bella. Essere felici è una cosa bella. Da parte, scusate. No, in realtà... uno dei primi eventi che ho pensato per questa rassegna che avete visto molto, molto intensa è stato proprio un evento che abbiamo cercato, inseguito, abbiamo trovato finalmente ad incastrare anche le date, anche perché diciamo le cose come stanno, anche ci conosciamo da una vita, però anche qualcuno poteva insinuare, caro Maurizio, siccome siamo stati nell'ultima campagna elettorale anche su fronti contrapposti, che qualcuno potesse condizionarci secondo le tossine che circolano in questi casi. Invece non è così, perché per noi la musica è arte, la musica, io dico sempre, lancia ponti, non alza muri, non è divisiva, è inclusiva, e allora noi su questo valore ci ritroviamo sempre. E poi consentitemi, Francesca è una eccellenza del nostro paese e quindi voglio dire può scegliere tutte le strade che vuole, ma non ci può fregare meno di ciò che ci divide, perché l'arte è la cosa più importante. Quindi questo mi sentivo di dire, di ringraziarti, perché ci tenevi a questa serata. Abbiamo fatto in modo, come dicevo, di incastrare meravigliosa orchestra e poi di Dan, il maestro Maurizio Adonis, maestro dal Quadrini, l'unico in bianco, l'unico che va in bianco, maestro Quadrini. Va bene, grazie. Grazie per questa carezza, per questo dono. Noi domani sera ci vediamo. No, domani sera ricordiamo un altro grande che ci ha lasciato da un anno, che è il Battiato, e avremo un cameo di Francesca domani sera a Villa Fondi, quindi voglio dire, ci dedica e ci dona un'altra carezza in musica con la sua arte e la sua voce meravigliosa. Grazie Francesca. Io veramente sono contenta ed è bello, l'amicizia è un dono di Dio e in questo caso veramente ha vinto su tutto. Noi andiamo avanti in un'azione. Abbiamo lasciato la Martini con Ormuzzo, la ritroviamo da sola in un brano che ha segnato il ritorno al Festival di Sanremo, e credo che questo veramente sia un brano immortale, ed è Almeno tu nell'universo. Brava! Sai, la gente è strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà a noi senza serietà. Niente, sai, la gente è matta, e forse troppo insoddisfatta, se del mondo ciecamente, quando la che non vuoi.
la gente sola. E come può lei si consola, ma non far sì che la mia mente si perda in te.